bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera d'Astra. In teoria dovrei continuare il torneo pollo, ma non ho voglia di fare il torneo pollo. Invece oggi voglio andare ad esplorare per la prima volta il Pink Pathway, che non ho mai fatto. Quindi direi di imbarcarci e andiamo a Paradiso Sakura, ecco come si chiama. Giusto, giusto, giusto. Tra l'altro l'isola Shinobi è ancora aperta per qualche ragione, però vabbè. Eccolo qua, Spider-Man ovviamente. Direi che sono pronto per esplorare tutto, quindi... Qua che ci... che succede qui? Niente, non si sa. Ad ogni modo, usciamo! Oh, eccoci qui finalmente. Si può usare surf? No? Va bene. Oh! Queste... Ah! Ah, ma tipo hanno pubblicato le art che hanno mandato... I fan del gioco, che figata, bravi, grandissimi. Mica lo fanno tutti ste cose, eh. Bello, bello. Bellissimi. Questo è Natale. Bello questo. Oh, che figata. E questo, oh. Allora, vediamo un po'. Ci sono dei negozi da comprare. Può prendere le maschere? Oddio, le maschere. Non è che si possono comprare anche le cose per vestire Mascot. Ma non credo. Mascot si trova selvatico. Devi farti i tuoi Mascot. Takotama rinforzanti. Certo che proprio le cheat si sprecano in questo gioco. Mamma mia. Ah, quale pietre? Ah, grandi. Beh, hanno fatto bene a metterle. È giunto la Wano Kuni. Cosa? Non possono scendere né salire, rimango qua. Ma quando si sono divertiti a fare sto posto. La storia lunga è Paradiso Sakura. Il villaggio è dedicato a tutta la... Ah! Quindi hanno fatto tipo una specie di sondaggio che mi sono perso, forse. A te piace la pesca? A me no! Nostro signore salvatore Gennaro Bulla. Non sono in grado di affrontarsi. Cosa? Andiamo avanti a questo punto, sì sì. Oh, senti Rosa, quindi qui ora posso incontrare dei Pokémon retro rari, giusto? Eccolo, Chikorita, proprio quello che non volevo trovare. Volevo trovare più che altro sin da qui, ovvio. Guarda, un crescipugno di circostanza. Non è il caso di fare centro... Insomma, no. Il Pokédex si riempie che è una bellezza qui. Adesso ad esempio ci sono gli starter con i colori diversi. Neanche i cromatici, proprio diversi del tutto. Quindi sarebbe bello riuscire a trovarli. Ci vuole tempo. Ovviamente questi eventi sono mensili, ogni mese c'è qualcosa di diverso. Io mi sono perso tutti quanti gli altri. E gli altri erano pure carini. Però l'ho persi. Ci sono anche Sidra e Scyther, quindi si incontrano un po' tutti. Però adesso, sinceramente, ho fatto tutto più o meno. Cioè, nel senso, ok, ho visto i Pokémon che ci sono. Ho esplorato tutto quanto il Paradiso Sakura. Quindi posso anche andare a fare qualche sfida al torneo pollo. A questo punto faccio un po' di sfida al torneo pollo. Oggi almeno due capi palestra penso che li incontro nelle sfide a livello normale, che sono più sfide. Ma magari nel prossimo vedo se c'è una sfida particolare oltre capi palestra, faccio vedere anche quella, ma... Tanto taglio tutto, taglio, quindi... questa è una sfida importante. Eh sì! Questa è una sfida importante, contro Trey! È rimasta la musica della... Non so se è un bug o se è voluto. Ma Trey non dovrebbe esistere. Vabbè, però... Cioè, oramai Trey... Ciao, eh. Eccola lì. Mo s'ha incazzato per davvero. Ah, beh, si sente proprio. Ha colpito forte e chiaro. Sabolt. Bello sto Sabolt, eh. Guarda, ipernova tanto per missa. Ah, la seconda volta è andata bene però, eh. Non sottovalutiamolo. Mandiamo Mjolnir, dai.
Facciamo un Gioforza e via. Ah, Battiterra, non Gioforza. Ah, l'ha previsto? No, non l'ha previsto. No, no, no. Ah, ecco perché. Mi sembrava strano, infatti. Eh sì, perché è folletto, certo. Contro Sabolt mi sa che va a finire male. No, vabbè, dai, tuono lo reggo. Un tuono lo reggo sicuro. Tanto la prepotenza va sull'attacco fisico. Eccolo qui. Eccolo qui. Forte però sto Sabolt, accidenti. La prossima volta vincerò io. No, non credo. Ah, ok. Niente, quindi questo è così, semplicemente di passaggio. Non gliene fregava niente al gioco il fatto che Trey fosse ancora vivo. Ma quindi noi che tipo, che affrontiamo? I fantasmi, gli spettri, che affrontiamo noi? Delle proiezioni olografiche. E finisce anche questo torneo. Beh, nel prossimo vedrò insomma il da farsi, perché non sono sicuro di cos'altro fare in Xenoverse per il momento, se non il torneo pollo. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.